Cordiale saluto Renzo Picciano e benvenuti alla Scuola a Colori, il programma che vi porta a conoscere le eccellenze delle scuole pubbliche della Campania. Per questa 17ª puntata altri ospiti d'eccezione che passo subito a presentarvi, a cominciare dal rappresentante del Polo Tecnico Fermigarda, il professor Giuseppe Pelliccia. Salve. Ecco, di fianco Marilena Rocia, responsabile ANOLF, Associazione Oltre le Frontiere, la responsabile nazionale delle donne immigrate. Grazie di essere qui con noi. Eccezionalmente da Siena viene la professoressa Luisa Salvatema, napoletanissima dell'Università appunto per Stranieri di Siena. Salve. E a chiudere il nostro parterre l'Isis Vesevus, rappresentata dal preside Giuseppe Montella. Salve. Ecco, quest'oggi parleremo di integrazione a scuola, ma prima del nostro argomento che vedremo nella seconda parte, andiamo a presentare con questa scheda filmata le nostre scuole. Cominciamo con il Polo Tecnico Fermigarda. Il Polo Tecnico Fermigarda è un istituto di istruzione secondaria superiore situato nella parte orientale della città di Napoli, a stretto contatto con il centro direzionale e non molto distante dalla stazione centrale di Napoli e da piazza Carlo III. Questa istituzione scolastica nasce il 1 settembre del 2010 a seguito dell'accorpamento di due istituti superiori, il Garda e il Fermi, la cui attività ha rappresentato un'eccellenza negli oltre 50 anni di storia. La platea scolastica è caratterizzata da una popolazione eterogenea per estrazione sociale e condizione economica. Per rispondere ai bisogni del contesto territoriale, l'ITI Fermigarda si pone in un atteggiamento di apertura e coinvolgimento verso tutte le iniziative formative proposte. Le azioni e le attività culturali intraprese dalla scuola con gli enti locali hanno lo scopo di proiettare verso l'esterno la positiva immagine della scuola, creando un interscambio di esperienze, valori, idee che rendono questo istituto un organismo vivo, in continua evoluzione. Questo istituto nasce come ITIS Formazione Tecnica, che dà opportunità ai giovani periti industriali, oltre a quelle di avere la possibilità di entrare in aziende del territorio, soprattutto con la nostra specializzazione che nasce e nessun altro istituto ha in tutta la regione Campania, che è la specializzazione aeronautica, con altrettanto una ulteriore specializzazione, la domotica, e sono delle specializzazioni che danno un'opportunità veramente spendibile sul territorio nazionale. Questo istituto dà l'opportunità ai giovani non solo quello di interagire con le aziende del territorio, ma soprattutto quello di avere la possibilità di essere inserite anche in un albo di periti tecnici industriali. Dopo un biennio comune abbiamo la specializzazione dell'elettronica, quella dell'elettrotecnica, automazione industriale, informatica e telecomunicazioni, in particolare l'articolazione sulla quale i ragazzi si specializzeranno sarà quella delle telecomunicazioni. Poi abbiamo anche l'articolazione di costruzioni aeronautiche, viene chiamata costruttori, conduttori del mezzo e costruttori del mezzo. In questo discorso si innesta anche la forte presenza anche della meccanica, meccatronica e dell'energia. Infine abbiamo costruzioni, ambiente e territorio, esperto in sicurezza negli ambienti del lavoro. Ecco,
professor Pelliccia, lei è un po' la memoria storica di questa scuola. Ricordiamo che il Fermi è una scuola che ha oltre 50 anni, il Gadda pure c'è una data vecchia tradizione, dal 2010 le due scuole sono unite. Ecco, ci dica un po' le caratterizzazioni di questa scuola, nel territorio, cosa rappresenta la sua scuola. Ma una scuola di rilievo, scusate la presunzione per quello che io rappresento in questa scuola, perché ha una valenza di carattere nazionale. Sul territorio ormai da anni, oltre 50 anni. Non a caso voi vi chiamate Polo Tecnico, non è un istituto tecnico industriale. No, ma perché polo con tecnico. Il potenziamento da parte del Ministero di qualche anno, che è quello di incrementare e valorizzare quelli che sono gli famosi ITIS, istituti tecnici industriali, sono diventati Politecnico. Noi ci siamo adeguati già da qualche anno a formalizzare, né tantomeno a integrare, quelle che sono le aspettative tecniche con il mondo esterno del lavoro, e questo ci ha permesso di essere ancora più credibile, più spendibile sul territorio in realtà industriale, con il comparto, con il settore che noi abbiamo, con l'aerotecnica, è un settore che tra l'altro da oltre 40 anni che abbiamo in questo istituto. Una vera eccellenza proprio tutto il sud Italia. Esatto, infatti non a caso ormai sul territorio abbiamo avuto l'opportunità di poter dare ragazzi che oggi sono piloti di Tornado, piloti di grandi compagnie aeree mondiali, e questa è per me una grossa soddisfazione. Di grosse eccellenze. C'era la professoressa Salvati che voleva porgere una domanda al professore. Sì, volevo sapere, data la vocazione professionalizzante del vostro istituto, se sono in crescita le iscrizioni sia nei confronti degli italiani sia in termini di alunni nati o stranieri, arrivati in Italia o nati in Italia da genitori stranieri. Sì, questo tra l'altro sappiamo che con l'avvento in Italia di questi famosi tagli e quindi gli accorpamenti con le fusioni che abbiamo avuto un po' tutte le scuole. Accorpamento e fusione dopo interesseranno anche il nostro amico paese del Vesuvius, che per 20 unità non riesce l'anno prossimo ad avere l'autonomia, ma ne parliamo dopo di questa cosa. Questo è un grosso problema, un po' per tutti. Nonostante ciò, noi siamo riusciti con queste nuove specializzazioni che sono particolari, siamo riusciti a dare l'opportunità a giovani che comunque tra l'altro che vengono da altre realtà nazionali, scelgono proprio questa particolare vocazione che è l'aeronautica, non solo la domotica, perché sono due specializzazioni che solo in questa scuola, e quindi la crescita di allievi di altre realtà nazionali, insomma, ci inorgoglisce, perché praticamente portiamo questa nostra possibilità all'esterno della nostra nazione. Un'eccellenza veramente da valorizzare e da tenere in debito conto. Ci fermiamo adesso e diamo la linea alla regia per l'altra scheda filmata che ci presenta l'altra scuola nostra ospite, il Vesuvius di Poscreale. L'Istituto Tecnico Commerciale Vesuvius di Poscreale nasce nel 1986 come sede distaccata dell'Istituto Tecnico Commerciale Cesaro di Torre Annunziata. Oggi la struttura di nuovissima costruzione vanta spazi di 10.000 metri quadri, con 30 aule ampie e tutte corredate di lavagne luminose, laboratori tecnici, informatici, linguistici e scientifici. Vesuvius ha diversificato la propria offerta formativa con l'indirizzo tecnico di settore economico per amministrazione, finanza e marketing e settore turistico, con l'indirizzo liceale per scienze umane, economico-sociale, scientifico e linguistico. Nella scuola è attivo anche il corso serale sirio per lavoratori. Inoltre all'Istituto Vesuvius è presente anche la sede dell'Università Popolare dell'Arte e della Musica.
L'Istituto Vesevus ha un'ampia palestra corredata con tutti gli attrezzi sportivi. Campetto di pallavolo, basket e minicalcio. Il Vesevus vanta un auditorium con 30 posti a sedere, con palco ed impianto per videoconferenze. Inoltre tutta la struttura è cablata e dunque abilitata dal servizio Wi-Fi e c'è un ampio parcheggio interno. Eccoci rientrati in studio, abbiamo visto quest'altra eccellenza di Bosco Reale, un'eccellenza che probabilmente l'anno prossimo non avrà più la sua autonomia, essendo stata accorpata a un altro istituto. Presi la sua considerazione. Infatti per poche decine di ragazzi siamo stati fusi con un'altra scuola del territorio e quindi in qualche modo un'esperienza che abbiamo iniziato l'anno scorso di rinascita di questa scuola, perché il nuovo Vesevus, a differenza del vecchio Vesevus, a parte la struttura nuova che avete avuto modo di osservare, di guardare, che è una struttura bellissima, una delle ultime edifici scolastiche che la provincia di Napoli ha realizzato nel corso degli ultimi anni, quindi con tutti i crismi da questo punto di vista, laboratori, palestre, auditorium e via di seguito, con un'offerta formativa che si è ampliata nell'ultimo anno e mezzo a nuovi indirizzi, con il consenso che sta avendo negli ultimi tempi, sapete che noi faremo 7 prime, nonostante tutto questo, se noi siamo stati fusi e accorpati con un altro istituto, quindi in qualche modo questa poi sicuramente la scuola. Presidente, lei rappresenta l'istituzione, per cui rappresentando l'istituzione non è che potrà fare dei commenti come dire un po' eccessivi, però ecco, una scuola che posta in un diciamo un territorio molto particolare, un po' borderline per certi aspetti, una presenza di legalità da parte dello Stato e i freddi numeri del burocrate ci accorpa a una scuola con altre esigenze. Questa è la cosa che fa. Capisco la sua amarezza, la sua amarezza, ma lei come la può commentare in una maniera, come dire, civile, come è sempre stato civile il modo di protestare della sua scuola? E come commentarla? Indubbiamente c'è una grande amarezza, perché effettivamente la scuola nell'ultimo periodo, d'altra parte, si era aperta anche molto al territorio, alla collaborazione con enti, associazioni sportive, culturali, all'UPAM, l'università. E abbiamo visto appunto nella scheda questa eccellenza Ma a tutte le altre associazioni del territorio che ci avevano chiesto, avevano visto nella scuola un punto di riferimento, avendo degli spazi a disposizione, discutere, parlare, confrontarsi, una scuola aperta anche di pomeriggio, non solo ai nostri ragazzi, ma anche, per esempio, agli alunni di altre scuole, ma anche associazioni culturali del territorio, che appunto guardavano la nostra scuola per una risorsa, no? Un punto di riferimento a cui guardare con attenzione, da cui avere attenzione. Signor burocrate e anche signori della politica, un passo indietro potrebbe essere doveroso. C'è la nostra amica Marilena che voleva porgere, siamo proprio in chiusura di questo primo blocco, una rapidissima domanda al Presidente. A proposito di associazioni, buona parte sono associazioni anche di volontariato che sappiamo che si sono avvicinate nei vostri appunto istituti, le vostre scuole. Cosa possono fare le associazioni di immigrati e anche il territorio per sostenere e comunque appoggiare la vostra bella realtà? Noi abbiamo fatto di tutto per rimanere autonomi, proprio perché da questo punto di vista anche in qualche modo a parte l'assicurazione ma anche da parte della stessa associazione c'era voglia di collaborare, di vivere la scuola in modo diverso sul territorio, ma ripeto, una scuola aperta a tutti, forse ai più deboli, ai più quelli che vivono un po' anche ai margini della società, quindi un'attenzione continua e costante per una scuola dell'inclusione che tentava di recuperare determinate fasce molto a rischio anche dal punto di vista sociale, economico e via di seguito. Tutto questo non so se un domani sarà possibile. Ecco, diciamo che ancora una volta l'amministrazione si caratterizza per delle scelte che, ahimè, sono alquanto discutibili. Noi ci fermiamo per qualche attimo di pubblicità, poi riprendiamo subito dopo. Quest'oggi come argomento parliamo se i rapporti di integrazione a scuola sono in che maniera sono monitorati, in che maniera sono integrati per i cittadini stranieri. Introduciamo questo argomento con la breve scheda filmata che ci mostra, che ci porta al Vesevus.
Buongiorno, sono la professoressa Sant'Orsola Filomena. Questa è una scuola molto presente sul territorio, molto attenta ai bisogni degli studenti, dei teenagers, ragazzi che si spostano da un paese all'altro, studiano in paesi diversi proprio per ampliare i loro orizzonti culturali, e noi siamo attenti a questo e accogliamo davvero molto bene i ragazzi, sia quelli che vengono dal nostro territorio e che vivono quindi qui dalla nascita, che i ragazzi che vengono da fuori. Mi sono ambientata benissimo, più che altro, che non c'ho nessun problema. Credo che le attività siano un modo molto, molto importante per integrarsi con le altre persone. Un mondo soprattutto che non c'è il razzismo, perché è una cosa orribile ovviamente. Un mondo in cui il razzismo è soprattutto una forma di ignoranza. Mio primo anno a scuola, pure Italia, primo anno, un mio amico ha detto che qui la scuola è bellissima. Quando finisce scuola è fuori tutti insieme e studi. Sì, io piace volleyball e dopo il lavoro al computer. È diventata la mia amica del cuore, cioè, dopo un po' di giorni di scuola, perché era una persona solare, simpatica. Ci sono varie forme di razzismo, perché in fondo un po' tutti lo siamo, secondo me. Però verso Cristina no. Tutti diciamo no, non sono razzista, invece comunque siamo i primi. È una forma di ignoranza, più che altro, non proprio il vero e proprio razzismo. Per non essere razzisti significa anche crescere. Infatti il razzismo non è una cosa solo verso le persone di un'altra nazione. Secondo me si può verificare anche tra due persone di una stessa nazione, magari un ricco e un povero. Secondo me anche questo può essere una forma di razzismo, che poi è anche è solo ignoranza. È una risorsa avere un ragazzo che viene da un altro paese, ospite nella nostra scuola, ospite nel nostro territorio, perché è uno scambio di cultura, è un arricchimento profondo sia per noi che ospitiamo che per loro che stanno qui. Gli alunni che vengono nella nostra scuola rimangono e sono felicissimi di vivere la nostra scuola, e vanno via con il rimpianto, perché siamo tutti che in prima persona lavoriamo affinché davvero tutti i nostri ragazzi possano crescere in modo armonico, possono diventare, avere le basi per diventare futuri cittadini. Che la nostra scuola cerca in tutti i modi davvero di accoglierli e di integrarli. Con Luisa Salvati, i temi dell'immigrazione stanno cambiando il volto della scuola italiana. Sì, decisamente, perché adesso in Italia si parla di seconde generazioni di immigrati. In realtà, tra l'altro, dire seconde generazioni di immigrati non è esattamente corretto, perché non hanno scelto loro di immigrare in Italia. E sono cittadini italiani e basta. Purtroppo no, perché la legge sulla cittadinanza risale al 1992 e per adesso chi nasce in Italia non può essere cittadino italiano, deve attendere i 18 anni per fare richiesta e non è automatico l'ottenimento della cittadinanza. Il volto della scuola sta cambiando, perché parlando solo della Campania arriviamo a 174 nazionalità, che sono tutte rappresentate e rispecchiate nella scuola. I due ragazzi che abbiamo appena ascoltato sono esemplificativi della scuola campana, perché l'una proviene dall'Ucraina, che è il paese più rappresentato nelle scuole campane, e l'altro dall'India, che insieme alla Cina, al Bangladesh, al Pakistan sono paesi che stanno crescendo in termini di arrivo di immigrati. Ecco, professor Giuseppe Pelliccia, ecco, come ottimizzare l'accoglienza a scuola? Ma questo, io dico che tra l'altro il governo italiano se ne è accorto un po' troppo tardi per questo tipo di integrazione. L'ha fatto con una legge
con DPR del 96, col 394, dove nell'istituzione della scuola l'integrazione ha dettato i criteri con cui bisognava iscriversi e inserirsi nel mondo dell'istruzione della scuola. Credo veramente tardi, perché il fenomeno di immigrazione viene da lontano nel nostro paese, ma noi come scuola ci attrezziamo come possiamo con questo problema dei tagli, con queste risorse ormai a contagocce. Non possiamo più trovare quelle possibilità di poter attivare dei procedimenti tali da inserirli in un contesto in cui cose che anche i nostri ragazzi hanno delle grosse difficoltà. Nella mia scuola abbiamo cercato quello di attivare procedimenti come attività collaterali, che può essere il cineforum, quelle che può essere attività teatrale, attività olimpioniche, sportive. Questo ha dato dei risultati, io credo che bisogna insistere su questi tipi di attività. Marilena Roca, qual è il ruolo dei mediatori culturali in questo contesto? Dovrebbero avere un ruolo importante e fondamentale, però dovrebbero essere comunque aggiornati e formati sempre più, perché il mediatore culturale non è solamente la figura che media, il mediatore culturale può essere anche il genitore, la madre, il minore, che fa da ponte tra la famiglia e la cultura d'origine. Quindi crediamo che queste figure siano segno di pura integrazione, ma vorremmo parlare, come in questi ultimi anni parliamo tantissimo, anche di interazione, perché penso che sia il momento di interagire con l'altro. Ricordiamo che tantissimi giovani, tantissime seconde generazioni, quando giungono in Italia, non hanno a che fare solamente con l'italiano, tra virgolette, ma a che fare anche con altre culture e persone di altre nazionalità. E quindi credo che subiscono comunque un doppio colpo, un doppio percorso. Questo vale anche per le donne. Ecco, Presi, il rendimento scolastico è spesso condizionato dalla difficoltà linguistica. Ecco, in che maniera vuoi dire favorire un'opera di recupero di questo deficit? Indubbiamente le difficoltà linguistiche sono, soprattutto nei primi anni, una delle maggiori difficoltà per integrare. Abbiamo visto che il ragazzo a scuola sua, l'indiano a scuola sua, veramente il primo anno in Italia. È difficile, certo. Per cui vanno nei confronti di questo ragazzo prese iniziative che in qualche modo tendono a recuperare competenze di base per poter poi discutere. Ma io volevo ritornare un attimo sul discorso dell'accoglienza. La scuola dell'accoglienza non è una scuola soltanto che accoglie fisicamente i ragazzi, materialmente i ragazzi, ma è una scuola che in qualche modo costruisce degli ambienti di apprendimento in cui significa che a scuola si sta bene, e questa è la molla che in qualche modo poi costituisce, soprattutto per questi ragazzi, non solo per questi ragazzi, ma soprattutto per questi ragazzi, poi quello stimolo per fare in modo che poi scattino all'interno di ciascuno di loro quelle molle che poi producono un'effettiva voglia di apprendere e di stare a scuola, perché a scuola si sta bene, in maniera tranquilla, serena, non sotto stress, sotto il pericolo, sotto la paura dell'interrogazione, delle altre cose, no. E certo è difficile fare una scuola di questo tipo, mi rendo conto, richiede impegno, richiede risorse, richiede formazione, ma se noi non arriviamo a questo tipo di scuola, molto probabilmente la scuola fallirà nel suo intento principale. Dottoressa Salvati, possiamo parlare che dalla scuola dell'integrazione arriviamo a una scuola dell'inclusione? Sì, è un passo necessario, però sono d'accordo con la dottoressa, più che di inclusione parlerei una scuola di scuola di interazione. E sono d'accordo con tutte le questioni che sono state poste. Sicuramente l'Italia ha risposto in ritardo alla presenza dei bambini immigrati, dei bambini stranieri nella scuola, per due questioni fondamentali. La prima, perché ci si è prima occupati del primo soccorso dell'arrivo degli immigrati e quindi al problema lavoro, e quello del volto dei bambini stranieri era un volto più nascosto, che in quel momento non era importante risolvere. Quando poi la loro presenza si è meravigliosamente palesata nelle scuole, allora ci si è posti il problema di affrontarlo. Come?
con la mediazione sicuramente, anche se il ruolo del mediatore non è riconosciuto, non esiste un albo dei mediatori, cosa che a mio avviso dovrebbe essere fatta, e con il ruolo dei facilitatori linguistici che nel caso per esempio del ragazzo indiano che frequenta il Vesevus assiste i bambini, i ragazzi stranieri nel loro percorso di apprendimento dell'italiano, pur però con l'auspicio di conservare la lingua di origine, che per la scuola italiana, e questo ci tengo a sottolineare questo aspetto, la presenza di queste persone, di questi ragazzi e bambini che conoscono altre lingue, può essere una risorsa da valorizzare per la scuola italiana, dove le lingue straniere non sono molto valorizzate. Non a caso nel servizio che abbiamo visto c'era la professoressa che proprio parlava di questo arricchimento che queste persone potevano dare agli stessi ragazzi del territorio. Professor Pellicci, è una domanda che è anche una piccola provocazione. In fondo il vostro ruolo è un po' di scuola superiore, un po' più facilitato rispetto a quello che invece dalle scuole elementari e scuole medie. Sicuramente nella scuola superiore abbiamo un linguaggio diverso rispetto a quello che è il rapporto docente con il ragazzino. Però io volevo sottolineare una cosa rispetto a quello che diceva giustamente anche il preside. Il problema della lingua. È vero, sì, a primo impatto abbiamo questo tipo di problema di rapporto, di approccio, di linguaggio, perché non abbiamo questa possibilità di interloquire, perché il ragazzo non conosce ancora la lingua italiana. Però ci sono degli studi che hanno dimostrato il contrario, e questo è stato fatto in Francia, dove è stato posto di fronte a ragazzi eritrei che parlavano tranquillamente bene la lingua francese, non si sono integrati quanto si sono integrati bene i ragazzi nello stesso contesto, in questa grande istituzione scolastica che è in Francia, i portoghesi, che parlavano tutta un'altra lingua. Questa è la dimostrazione che il problema dell'integrazione non è tanto un problema di lingua, un problema di linguaggio, ma un problema di culturale, un problema di ulteriore approccio in modo diverso rispetto a quella che è la lingua italiana. Tronco il dibattito in questo momento, ma lo riprendiamo fra poco, subito dopo questa breve pausa pubblicitaria, ricordandovi che questa puntata la potrete rivedere sul nostro sito www.lascuolacolori.it, potete seguirci tramite Facebook e potete anche scriverci con suggerimenti, critiche e altro alla redazione @lascuolacolori.it. Ci sono entrati in studio, terza parte del nostro programma. Vi ricordo che stiamo parlando con i nostri ospiti dell'integrazione a scuola dei ragazzi extracomunitari. Abbiamo avuto degli spunti molto interessanti nel dibattito precedente, altri spunti li possiamo trarre da questo servizio realizzato presso il Polo Tecnico Fermigatta. Buongiorno, sono un'insegnante del Polo Tecnico Fiermigadda, mi chiamo Casolaro e insegno in questa scuola da una decina d'anni. Le prime difficoltà che si incontrano, cioè che noi incontriamo per noi professori, è proprio la non omogeneità della classe. Quindi alla prima parte dell'anno noi cerchiamo soprattutto di integrare questi ragazzi, di accoglierli nel migliore modo. La scuola mi trovo abbastanza bene, non ho mai trovato particolari discriminazioni o qualcuno che ha voluto impormi qualcosa. I compagni sono sempre socievoli, non mi hanno mai fatto sentire uno diverso o estraneo. I professori sono stati ottimi e mi hanno trattato sempre col massimo rispetto. Una volta arrivati in questa scuola siamo stati accolti in maniera ottima dai professori, però c'è stato comunque un periodo dove mi sentivo a disagio, che non riuscivo ad integrarmi. Però col passare del tempo, grazie ai miei amici di classe, grazie ai consigli dei professori, ho capito che questa era la scuola adatta a me. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere i ragazzi tra di loro e di cercare quindi una prima integrazione, e quindi ad esempio con il circle time. Il primo giorno di scuola i ragazzi vengono messi in circolo e quindi viene fatta la presentazione per ogni singolo allievo. Questo perché? Per dare modo proprio di una conoscenza tra di loro. Per me l'integrazione è sentirsi accettato.
accettati, senza avere né troppi favoritismi e né essere discriminati. In questa scuola danno a tutti l'opportunità di scegliere, di andare avanti. Per me l'integrazione è l'insieme di processi che permette all'individuo di far parte di una società. Ciò presuppone che ci sia una differenza di tipo linguistico-culturale che nel tempo va sopperita. Io ovviamente sono partito non dall'età giovanissima in questa scuola, ho dovuto imparare la lingua, i costumi di questa nazione, però col tempo ci sono riuscito e adesso non ho un particolare problema a relazionarmi con nessuno. Abbiamo la collaborazione sia da parte dei docenti che dei dirigenti, anche fra compagni di classe c'è una forte collaborazione. Credo che il mondo sia di tutti e tutti ne dobbiamo usufruirne, però ovviamente i confini geografici ci insegnano che siamo un po' diversi tra di noi. Il primo luogo credo sia vivere in una società, integrarsi con essa come ho spiegato prima e magari farne parte, essere un membro attivo di una società e essere considerati in modo egualitario. L'integrazione fa parte, non lo so, di accettare qualcuno di diverso, ma non è diverso da noi alla fine, perché siamo tutti uguali. Ecco, dottoressa Roca, una sua considerazione al margine di questo servizio. Sì, il servizio ci fa capire come sia complesso anche il mondo della scuola e che la scuola è un punto fondamentale. Noi in quanto anche associazioni, organizzazioni, siamo estremamente preoccupati anche per il forte abbandono scolastico che in questi ultimi anni si è via via aumentato. Però attraverso questi dati stiamo cercando anche di lavorare per creare dei corsi di formazione dai nostri paesi, che partono anche dalle nostre ambasciate d'origine. Noi crediamo che la scuola, l'istruzione per certi ceti sociali, per certe famiglie, sia l'unico modo per uscire fuori, perché sappiamo che buona parte di questi ragazzi provengono da famiglie che comunque non sono benestanti e vivono in quartieri problematici, non in quartieri di gran lusso. E quindi l'istruzione, la formazione è un'arma ideale per emergere e per farsi valere. Ai due rappresentanti della scuola, appunto, volevo chiedere, coinvolgere le famiglie è fondamentale e necessario, anche se molto spesso il background delle famiglie è piuttosto, come dire, povero, piuttosto semplice. Perché molto spesso la scuola si limita soltanto in alcune occasioni a avere rapporti e contatti con i genitori, quello un po' previsti dai famosi decreti delegati, per cui partecipazione ai consigli di classe di due rappresentanti, una compagna del consiglio di istituto, una in gente esecutiva, la cosa finisce lì. In genere le cose nella scuola, fatte queste operazioni, in qualche modo è come se la scuola poi si scrollasse un po' del problema. Il compito. Invece questo può essere solamente l'inizio, e deve essere l'inizio, solamente un rapporto tra la scuola e le famiglie, tra la scuola e i genitori, che dovrebbe essere molto più articolato, molto più continuo soprattutto. In qualche modo i genitori dovrebbero essere più partecipi a tutte le attività che la scuola mette in essere sul territorio, che mette in essere all'interno della scuola stessa, avere un ruolo propositivo. Molto spesso invece quando i genitori ci vengono a scuola, vengono a proporre determinate cose che possono essere anche le strane di questo, ma c'è subito una chiusura da parte un po' delle altre componenti della scuola. Ma questa questa chiusura va in qualche modo superata e va chiaramente costruito un rapporto più positivo con i genitori, con le famiglie. In questo dovrebbero giocare un ruolo molto attivo anche enti e istituzioni che dovrebbero essere vicino alla scuola, dai comuni, alla provincia, dalle regioni. Invece noi avvertiamo, soprattutto negli ultimi anni, un distacco, una lontananza, in guardare la scuola quasi come se fosse un peso economico. Diciamo che la scuola dovrebbe guardare un po' il territorio. Se io penso, per esempio, ad alcune esperienze invece fatte nel passato, che avevano aspetti positivi e negativi, penso a scuole aperte, per esempio, no? Però hanno dato la possibilità alle scuole di aprirsi al territorio, di aprirsi anche ai genitori, ripeto, con luci ed ombre, perché non è, quell'esperienza non è stata tutta positiva, andrebbe in qualche modo anche rivista, però dava la possibilità ai genitori di essere, nelle scuole perlomeno che c'era la voglia di far partecipare i genitori, di farli partecipare in maniera un po' più attiva. Un brevissimo intervento anche
visto che in questo momento lei rappresenta l'ente istituzione scuola, perché poi stavano i nostri due ospiti non istituzionali che volevano dire qualcosa. Io volevo porre l'attenzione di quello che è il ruolo dell'istruzione tecnica sul territorio, perché mi viene subito in mente, quando parliamo di integrazione di questi ragazzi che vengono da altre realtà, generalmente siamo abituati sul piano culturale, no? Come nel nostro modo di pensare, che questi ragazzi o queste famiglie in Italia affrontano dei mestieri più aberranti, no? Massacranti, con poco pagati, con dei mestieri veramente che gli... Esatto. E allora bisogna porre l'attenzione all'istruzione tecnica, perché nell'istruzione tecnica c'è questa opportunità oggi di esternare poi l'allievo diplomato nel mondo del lavoro. E questo è un primo passo, io credo, per risolvere qualche problemino degli orientamento, un orientamento diverso immediato, ecco, appena dopo il diploma, le eccellenze o i ragazzi bravi. Ma intanto voglio dire, mi pregio di avere come ospite un'eccellenza, perché l'architetto, voglio dire, la nostra Maria Elena Roca, che su questo voleva aggiungere qualcosa. Sì, altre difficoltà che possono emergere soprattutto per i ragazzi, le ragazze provenienti dai paesi dell'est, è quello del riconoscimento del titolo di studio. E questa è un'altra problematica molto molto forte e molto sentita. Però possiamo spezzare una lancia in favore a questa bella realtà che è la Campania. La Campania, nonostante le varie difficoltà del territorio, è un territorio che comunque è aperto anche culturalmente, lo stesso napoletano è aperto, quindi fenomeni di forte razzismo è veramente molto, molto basso nei confronti. Secondo me non è che quello che io temo il razzismo, ma voglio dire l'integrazione e anche le opportunità di lavoro. Sono gli strumenti che mancano sostanzialmente, però la dottoressa ha ragione, perché leggevo mesi fa sull'ultimo rapporto Caritas Migrantes del 2012 che la Campania è in controtendenza rispetto al resto delle regioni d'Italia, perché il tasso di dispersione scolastica e di abbandono scolastico da parte degli stranieri è diminuito, ed è diminuito anche il tasso dei ripetenti, quindi significa che la risposta da parte di questi ragazzi è positiva rispetto alla struttura scolastica. Questo però non deve far abbassare la guardia, perché il rischio dell'abbandono scolastico è sempre alto, è dovuto molto spesso a questioni non solo linguistico-culturali, come diceva il professore giustamente, anche se ha un'incidenza molto alta la mancata conoscenza della lingua, ma spesso incidono questioni anche di psicologiche e sociali. Le storie degli immigrati non sono spesso storie facili, e il bambino e l'adolescente spesso subisce su di sé tutte le conseguenze di questo viaggio forzato. Si trovano catapultati in un contesto scolastico con stili di insegnamento totalmente diversi da quelli dei paesi di provenienza, in particolare bambini che magari sono stati già scolarizzati nei propri paesi, no? Si pensi alla Cina o all'Ucraina o alla Russia, che hanno stili di insegnamento totalmente diversi dai nostri. Quindi la questione non è solo imparare la lingua, la questione è anche imparare altre materie in un'altra lingua, e la questione è anche adattarsi alla modalità di insegnamento della nostra scuola. Ecco, interpretando quelli che sono i gesti della regia, il tempo per questo spazio è concluso. Poi una battuta io la devo fare a Marilena, ma lei si sente più italiana o capoverdiana? Io mi sento Marilena, sono orgogliosissima di essere più che italiana napoletana, perché... È anche cittadina del mondo. È anche cittadina napoletana, preferisco dirlo. Professore, proprio velocissimo, sì, che siamo... Sì, velocissimo, perché vorrei lanciare un appello, e lo devo fare attraverso la vostra rete, perché tra l'altro l'attenzione della scuola, l'istituzione scolastica per questa, come queste comunità, questi ragazzi... credo che non basta, e non basta nemmeno l'apporto degli genitori, ma credo che ci vogliono le istituzioni. Le istituzioni devono porre attenzione verso queste comunità. Pensiamo che adesso, credo, non vorrei sbagliarmi, ma in Italia ci sono circa 600.000 ragazzi che sono nelle scuole italiane. I futuri italiani.
via regia, ci vediamo fra un attimo, ricordandovi che questa puntata e le altre le potete rivedere sul nostro sito www.lascolacolori.it, interloquire con noi tramite Facebook o scrivere alla nostra redazione, redazione@lascolacolori.it. A fra un attimo. Eccoci all'ultima parte del nostro programma. Come voi sapete, noi parliamo sempre di modalità di progetti C1 e C5, i progetti di mobilità all'estero per l'apprendimento della lingua straniera e per delle esperienze lavorative con il C5. Vediamo in che maniera viene anche integrato l'italiano quando va all'estero attraverso questo filmato. Direi, prego la regia di mettere in onda il servizio del Fermigad. Sono la professoressa Raimo del Politecnico Fermigliarda e sono stata tutor accompagnatore di una quinta domotica elettrotecnica che si è recata a Ragusa per un PON C5 per la figura professionale innovativa dell'integratore di sistemi. L'integratore di sistemi è una figura appunto che si colloca tra un progettista e il realizzatore degli impianti di qualunque genere che si possono trovare all'interno di strutture residenziali, sia civili che alberghiere. È stata un'esperienza molto formativa sia dal punto di vista professionale, in quanto i ragazzi hanno visto tutta una serie di impianti, realizzato dei progetti e portati avanti sia per quanto riguarda la parte proprio progettuale che per quanto riguarda poi la parte realizzativa. In questo corso abbiamo imparato ad utilizzare un software che è molto avanzato, che permette di creare pezzi meccanici in tre dimensioni per tutti i campi, sia aerospaziali che meccanici, e che viene utilizzato per produrre sia da oggetti semplici come ad esempio una macchina per il caffè, fino ad una macchina, addirittura un aereo. Qualsiasi pezzo non è composto soltanto da una parte, ma dall'aggregazione di più parti messe insieme. Secondo me questo corso è stato molto importante perché, oltre a formarci, a darci delle conoscenze e delle competenze sul programma, insegna anche a ragionare, dato che per costruire un pezzo bisogna seguire una certa logica e un certo ragionamento, e quindi questo ci ha aiutato anche psicologicamente e formalmente per la scuola. Ho partecipato a un corso sugli impianti elettronici che si usano sugli aerei, quindi gli strumenti di bordo, con una collaborazione che la scuola ha fatto con la Tecnam. La Tecnam ha mandato un ingegnere che ha illustrato i vari pezzi, i vari strumenti, e questo è stato anche arricchito dalla parte dal fatto che siamo andati in Tecnam proprio a vedere come costruivano gli aerei, quindi le varie procedure realizzative dei vari pezzi. Noi siamo stati a Dublino per circa un mese e abbiamo alloggiato in delle famiglie, in delle case, e quindi abbiamo conosciuto delle famiglie, abbiamo interagito con loro, che ci hanno accolto in una maniera molto positiva, e appunto abbiamo vissuto da protagonisti questa esperienza e quindi abbiamo imparato molto facilmente la lingua. È stata un'esperienza fantastica, non ho trovato lati negativi, davvero, e mi sono trovata molto bene con la famiglia. Per quanto riguarda i luoghi, oltre alla città di Dublino che è stupenda, abbiamo visitato un'immensa distesa di terre che si chiama Glendalough, dove è presente un lago, e mi ha dato l'impressione di serenità, di pace. Siamo stati 3 settimane ad Oxford, è stata una vacanza a studi appunto. Abbiamo fatto un corso di lingua in cui facevamo molta conversazione più che grammatica, e inoltre il pomeriggio c'erano delle attività proprio atte a farci conversare con persone del posto o altri come noi che venivano da altri paesi, tipo c'erano alcuni ragazzi dell'Austria, della Spagna. È stata davvero una bella esperienza, oltre che divertente è stata anche molto costruttiva. Tra i luoghi che abbiamo visitato, quello che è rimasto più impresso è la città di Londra. È stata una gran bella esperienza, ci ha formato sia culturalmente che umanamente. Ecco, trovo sempre molto interessante leggere e registrare gli entusiasmi di questi ragazzi. Poi mi chiedo, voglio dire, se hanno una reale ricaduta queste esperienze all'interno della scuola. Ce lo dica lei. Certo, come vede,
Tra l'altro questa esperienza fatta all'estero, fatta fuori dalla scuola, dà poi il suo segnale. Ma quella che poi tra l'altro è la cosa positiva è che riscontriamo che il rapporto con l'esterno, il mondo del lavoro, e che pone l'attenzione l'imprenditore verso queste nostre ragazze e questa istituzione di Politecnica, e questa è la nostra soddisfazione. Ecco, noi ci guardiamo quest'altro servizio realizzato al Vesevus con le stesse argomentazioni, poi mi interesserebbe un po' approfondire nel finale questo rapporto che si ha con le aziende e con il mondo del lavoro, via il servizio del Vesevus. Sono la professoressa Maria Federico, insegno economia aziendale, sono in questa scuola dal 1985. I progetti non sono mai qualcosa che si fa ed è extracurriculare, però entra nella didattica e sono progettate in funzione di quello che deve essere il percorso didattico. Si tratta di conferire competenze in ambito applicativo. Per loro è questo e per noi è anche un'osservazione dei comportamenti, perché l'aula è comunque un luogo dove ci sono delle relazioni che hanno una loro dinamica, queste relazioni, e questi sono contesti meno formali, per cui nei contesti meno formali vengono fuori anche quegli atteggiamenti e comportamenti che fanno scoprire talenti. Sicuramente in un contesto collaborativo informale, dove comunque anche il docente in quel momento non è più il docente ma è semplicemente un mediatore, basta, che in quel momento non deve giudicare, loro forse si sentono anche più rilassati e quindi in questo praticamente sicuramente si conosce meglio i ragazzi. Noi come marketing territoriale abbiamo visitato alcuni luoghi del Cilento che ci hanno in pratica indotto alla fine a stilare una sorta di guida turistica basato sulla dieta mediterranea. Cioè, stando insieme giorno, cioè la sera, stando sempre a contatto con i professori, si scopre, diciamo, il vero carattere di ogni professore. Un episodio che mi ha colpito maggiormente è stato comunque il rafforzamento delle amicizie con le persone e il legame che si è creato con i professori. È stato molto interessante, diciamo, tutta l'esperienza, perché dal primo giorno fino all'ultimo, perché è stata soprattutto un'esperienza di lavoro. Ma all'inizio avevo un po' di paura perché appunto non ho mai fatto un viaggio così lungo di giorni. Per me ha significato molto, perché mi ha cambiato e mi sono più responsabilizzata. Mi ha aiutato anche nella scuola a essere più autonoma. La parte migliore è la parte pratica, perché la parte teorica serve, però se non riesci a mettere in atto quello che fai non serve a niente solo la teoria. Il mese d'Inghilterra significa tante cose, soprattutto nuove esperienze, la possibilità di conoscere nuove culture, nuove tradizioni. La mattina andavamo a scuola a seguire le lezioni presso il college di Parle, verso le 2 finivamo, 2 o 3, poi si tornava a casa, avevamo la giornata libera fino alle 6-7. Un viaggio è sempre un'esperienza positiva per un giovane, soprattutto Londra è una bellissima città, molto grande, una grande metropoli e sì, cioè le persone hanno esperienze, cioè hanno un tipo di giornata diverso dal nostro, è molto movimentato. Stare senza la famiglia è una bella esperienza comunque, perché hai molta più responsabilità. È molto bello stare nella stanza con i propri amici, anche perché li conosco da molti anni. Vivere con una famiglia inglese è molto più complessa, cioè molto più complicata, perché comunque loro non stanno mai a casa, sono sempre molto impegnati. Invece i nostri genitori sono molto più presenti. Mi trasferirei a Londra anche subito. Presi, vedo anche l'aspetto, come dire, umano di questo momento di crescita, di autonomia, di indipendenza di questi ragazzi, vengono favoriti attraverso anche questi progetti che li portano per 3-4 settimane e a volte anche 8 settimane lontano da casa. Certo, i ragazzi tornano cambiati, tornano con un atteggiamento completamente diverso nei confronti della scuola e nei confronti anche dello studio. Capiscono che la scuola offre loro tante possibilità, che sono anche l'opportunità della loro crescita non solo professionale ma anche umana e culturale, tipo confrontarsi con altre
con altre persone, in altri paesi, con altri popoli, l'aiuta a crescere molto, quindi fa perdere quella loro visione che hanno di essere magari loro uniche persone, che il mondo è l'unico mondo che gira intorno a loro, invece esistono altri mondi nei confronti dei quali loro cominciano ad aprirsi e cominciano a capire che devono interagire con questi altri mondi in maniera quanto più coerente è possibile. Quindi questo poi porta all'accettazione anche di tante altre situazioni nei confronti... Interagire con tanti mondi, Marilena. Su questo credo che siamo d'accordo tutti, indipendentemente dalle nostre provenienze, dalle nostre esperienze, che la diversità rappresenta ricchezza. E viaggiare, conoscere altre culture, altre persone, apre le persone, apre i cuori di tante persone, e che il futuro è in mano ai giovani di diverse nazionalità. Quindi speriamo che di poter lavorare assieme sempre più, sia con gli italiani e anche con le persone di diverse nazionalità. Benvengano esperienze come queste, perché facilitano quei processi di interculturalità verso cui tutti miriamo, e anche perché in un periodo come questo di crisi economica le imprese hanno bisogno delle lingue straniere per internazionalizzarsi, e quindi un'esperienza del genere può favorire l'inserimento lavorativo dei ragazzi, e secondo me rende ragazzi italiani e stranieri tutti su di un piano paritario, perché ci si apre al mondo reciprocamente. Siamo proprio in chiusura, c'è una battuta finale che vorrei conservare a tutti quanti voi. C'è una causa di un ragazzo nella scheda che mi colpiva quando parlava di teoria e pratica, è quello che noi abbiamo messo in essere, è quello poi della concretezza dell'operatività di una professione. Cioè quello, infatti, nel nostro istituto abbiamo organizzato già da qualche anno una serie di corsi professionalizzanti, tipo per esempio il classico saldatore, che oggi sono delle figure che non esistono quasi più. Ci sono corsi quali danno l'opportunità il tecnico operatore delle reti, il tecnico hardware, cioè un ragazzo praticamente la manualità e alla fine il diplomato con la capacità di un'attività professionale dà l'opportunità di uno sbocco nel mondo del lavoro, e questo è molto bello. Presidente, dovrà ringraziarlo per questo spottone che ha fatto per la sua scuola, per la vostra scuola, e giustamente. Per tutti gli istituti tecnici, ma anche, industriali. Ma anche per orientare rispetto a quelle che poi saranno le esigenze del lavoro. Marilena, siamo in chiusura, una sua considerazione generale su questa trasmissione, su quella che è stato l'oggetto della trasmissione. Queste trasmissioni, questi momenti di riflessione, di interscambio con questi splendidi ospiti che effettivamente mi hanno dato, ci danno, ci fanno riflettere di come c'è la volontà forte di lavorare, però abbiamo ancora difficoltà nell'interagire, perché purtroppo non siamo messi in rete. E quindi credo che sia importante interagire sempre più per favorire... l'ultima considerazione, io la faccio fare subito dopo la dottoressa, per un problema stavo chiudendo un attimino il cerchio. Giro. A lei le do qualche secondo in più. Prego, dottoressa. È sempre una bella notizia sapere che esistono momenti di riflessione come questa, soprattutto in Campania, e dove l'attenzione adesso inizia ad emergere. E come diceva la dottoressa, i momenti di scambio di esperienze diverse tra persone che provengono da mondi diversi, professioni diverse, e quindi possono comunque portare un contributo diversificato, ma complementare l'uno con l'altro, è sempre un'ottima cosa, quindi complimenti. Un contenitore, i contenuti, voglio dire, li fate voi, noi diamo un'opportunità, non sempre, voglio dire, c'è una giusta attenzione rispetto alle cose, ma è tutto un altro discorso. Preside, a lei la conclusione, sì, principe di questa solo questa. C1 e C5 chiaramente sono fondi europei, chiaramente costituiscono delle opportunità a quella scuola del Mezzogiorno, chiaramente allo stato attuale non può rinunciare, ma non possono costituire le uniche opportunità che la scuola deve costruire, anche in maniera autonoma. Per esempio, noi abbiamo messo su un progetto di scambio con paesi esteri
un progetto che si chiama Giovani Promossi, sono 17 scuole campane, 17 quindi partner stranieri di tutta Europa, non solo Europa ma anche europei, giordani, palestinesi e via di seguito, in parte finanziato dalla regione Campania, settore politiche giovanili, e abbiamo fatto tutta una serie di attività proprio come tematica di fondo dei beni comuni. E noi faremo un ultimo seminario conclusivo, dopo aver fatto tanti meeting transnazionali nelle varie scuole, tra cui l'ultimo l'abbiamo avuto noi adesso a marzo, faremo un seminario conclusivo con tutti i nostri ospiti italiani e stranieri. Ecco, noi amiamo tantissimo le progettualità, i progetti, poi vorremmo che questi progetti entrassero a regime nella scuola e quindi non più delle eccezionalità ma un'ordinarietà. Siamo proprio in conclusione, io vi ricordo il nostro sito dove potrete rivedere la puntata, www.lascuolacolore.it, Facebook e la redazione @libro.it. Sono felicissimo di questa puntata perché mi dimostra ancora una volta che la scuola pubblica della Campania è viva, viva la scuola pubblica.